A giugno 2020 il governo ha dato la possibilità a tutte le aziende di prorogare i termini del pagamento delle tasse. Noi invece abbiamo deciso di pagarle subito. Ci riteniamo un'azienda fortunata perché avevamo chiuso il 2019 bene, per questo motivo abbiamo deciso comunque di fare il nostro dovere. Giulia ed Evelina, due giovani imprenditrici di Varese, hanno fondato 15 anni fa la loro impresa di comunicazione, che oltre a superare le difficoltà imposte dal Covid, è riuscita anche ad onorare tutte le scadenze fiscali di una stagione davvero complicata. Io e Giulia ci siamo conosciute qui nel 95 al Liceo Classico di Varese e da allora è nata una bellissima amicizia. Dopo gli anni di studio all'università abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura, per cui abbiamo aperto la nostra agenzia e quindi insomma da questa grande amicizia è nata una bellissima avventura professionale. Siete rimaste qui a Varese? Sì, nel 2006 abbiamo aperto la nostra agenzia qui nel cuore di Varese. Noi siamo un'agenzia di comunicazione visiva, quindi aiutiamo le grandi aziende a comunicare i loro prodotti e servizi. Siamo partite in due, oggi siamo un team di 50 persone e credo che questo sia perché siamo veramente molto determinate, abbiamo lottato e le grandi aziende ci hanno dato sempre più fiducia nel corso degli anni. L'azienda di Giulia ed Evelina fa parte di una delle circa 300 imprese italiane inserite nell'elenco dei cosiddetti contribuenti solidali. Abbiamo scoperto l'opportunità di iscriversi a una lista delle aziende che hanno pagato le tasse nei tempi nonostante la crisi e da mandare al Ministero dell'Economia e il 10 di dicembre abbiamo ricevuto una lettera proprio dal Ministero che ci ringraziava appunto per aver pagato le tasse in un periodo di così forte crisi per l'Italia. Tutto nasce anche dalla formazione di un loro professore universitario che hanno voluto ricontattare dopo molto tempo. Ciao Antonino! Ciao! Se si pensa anche in Italia, quali sono i designer di successo, quali sono i personaggi che sono visti? Sono maschi. E le due ragazze sono proprio l'esempio esemplare che le donne sono molto presenti, e non solo numericamente più presenti, ma anche di qualità. E per me fa proprio piacere di vedere anche il loro percorso, il loro successo.